Buongiorno, cari amigo. Da Pablo, el giorno de hoy. Cosa facho. Facho un ejercicio. ¿Qué ejercicio facho? ¿Cómo fare correctamente el pegamento su la braccia? O le pusha, o a qualcuno le llama la flexione. Mira comando. Lo importante de todo esto no es fare 30, 50, sino fare 10, pero farla correctamente. Con estos ejercicios, ¿qué cosa facho? ¿Qué grupo muscular se elabora? ¿Qué facciamos? Con esto lavoramos el, principalmente el bicipiti, lavoramos el pectoral, anche lavoramos la espalda. Oh, en español, los hombros. Con este ejercicio potencializamos casi de la parte superior de nuestro cuerpo. ¿Cuál es importante de farla correctamente? Voy a explicar tres cosas que se pueden mejorar, porque veo que aunque yo primo, sbagliavo tanto, facevo anche 40 per ora, facevo de un modo sbagliato. Ogni giorno se impara. Mira comando, voglio inviare un saluto molto speciale a Marco, Patricia, Claudia, Marcela, Giorgio, tutti los che nos guardan. Oye, che giorno oggi? Il 21, il primo giorno di primavera. Ok, ok. Se inizia, me tolto la maglietta, così recibo la primavera carico. Sono un pochino appanato, però piano piano si raggiunge l'obiettivo, ci vuole tempo. Questo giorno la pioggia non mi ha lasciato fare niente in la palestra, tanto casino, tanta gente, mi disturba. Allora faccio il video in la palestra, che succede? Che la gente non mi guarda a me, sino che guarda la ragazza che sta di fianco, e così non va bene. Ok, voy a spiegare come fare le push-up per le donne, perché ci sono donne che anche fanno le push-up. Mira comando, lo ideale qua sarebbe el gomito no fuori, sino internamente contraigo glúteo, guardo de frente y faccio così, guarda, lentamente, così un pochino sbagliato, se puede fare meglio così, guarda, così, tra, se sente più l'ejercicio, faccio così, contraigo mi abdomen, blocco el glúteo, guardo de frente, adesso, ci sono tante donne che dicen, oh, ya yo estoy en un livello superiore, puede fare igualmente, come i uomini, però, e scende meno così, guardo di fronte, ok, perfetto. Adesso igualmente questo esercizio lo faccio come lo devono fare gli uomini, come ho detto prima, guarda, perché dico di guardare di fronte? Perché se tu stai facendo questo esercizio così, e forse tu sbagli, no? E la forza, tu cade automaticamente nel petto, però se tu fai l'esercizio y guarda tierra y te esbalia, tú te espaca el naso. Dopo el médico te cobra un saco de soldi por hacer el intervento. Mira comando, que no es la idea. Lo importante es estar sulla protezione, sulla sicurezza. Ok, adesso per uomini. Como he dicho prima, guarda, la postura. Gomito no fuori, interno. Gomito, de esta forma no. Chiudo, guardo de frente, blocco el glúteo. Contraigo anche il mio addome, guardo di fronte e faccio questo. 1, 2, 3, 4, 5. L'esercizio si sente. Perché se lo faccio con il gomito aperto, faccio anche 50, però quella non è l'idea. Si tratta di fare qualità, cose che siano professionali, non fare così, che faccio 50, però al final non lo faccio bene. Yo esto lo consiglio fare cuando te alces, cuando vayas a la doccia, così reafirma un po' el pectoral, el brazo, così cuando metes la camicia, la corbata, tú te sientes un superman. Ok, yo voy a fare 5, guarda la postura correcta, guarda, nuevamente, 5, guardo de frente, gomito chiuso, blocco mi glúteo, guardo de frente, guarda, diciendo, voy così. Guarda il pettorale come se contrae, guarda. Anche tu riesci a verlo così, con allenamento, progressiva, puoi iniziare con 5, dopo 10, dopo che fai 10, che raggiungi l'obiettivo, dici, voglio fare 12, piano, tu ti devi mettere
è fila raggiungibile. Tu ti dico fai 100, subito cade a terra, poi ti dico fai 10, tu mi dici ah così poco, va bene, inizia con 10, dopo poi 15, quando tu meno ci pensa sei un superman, fai 50, ta ta ta, pusha, però bene, no? Detto così un po', no, bene, 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 così, firme, duro, mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, dammi un like, e se ancora non ti sei iscritto, iscriviti adesso, de cuore, Pablo!